Prima di cominciare il video acquisti, vi ricordo che se volete risparmiare qualche soldino sui vostri acquisti fumettosi del mese, potete usare il codice sconto CODICECURO, tutto maiuscolo, tutto attaccato, sul sito starshop.it. Link in descrizione, risparmiate il 15% sicuro. Sigla! Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Cos'è? Kuro è diventato scemo che fa uscire un video acquisti durante il Lucca Comics? Sì, ma non è solo per quello, anche perché io sarò a Lucca l'1, il 2 e il 3 e farò un raduno, il 2 e il 3, all'1:30 in piazza Antelminelli. Se volete saperne di più, guardatevi il video che ho fatto uscire l'altro ieri dove lo annunciavo. Detto questo, cominciamo con gli acquisti. X2, volume unico per la manga Senpai, una sorta di battle shonen italiano portato all'ennesima potenza, veramente ignorante, veramente figo, veramente divertente da leggere. Food Wars volumi 28 e 29. Cristo santo, dopo mesi che non vedevamo un volume di Food Wars, la Goen ne fa uscire due nello stesso mese. Ormai è classico per lei, non ci facciamo più domande, speriamo che continui. Dr. Stone volume 7, comprato inizio mese e purtroppo ancora non letto per vari impegni, come tanti altri volumi questo mese. Dragon Ball Super volume 9, vediamo la forma finale dell'Ultra Istinto, o meglio della quintessenza dell'istinto, come la chiamano qua, e inizia anche la saga di Moro o Molo, comunque molto interessante. One Punch in volume 18, finalmente torna Saitama al centro delle vicende, anche se c'è un piccolo approfondimento su Garo, vediamo un po' di più della sua parte umana e scopriamo qualcosa in più sul perché vuole fare quello che sta facendo. Questa serie continua a essere una delle mie preferite e di quelle che leggo più volentieri. L'attacco dei giganti volume 28 e Black Clover volume 19, purtroppo non ho fatto in tempo a leggere nessuno dei due, esattamente come non ho fatto in tempo a leggere il volume 10 di Radiant, ora edito dalla J-Pop, e il volume 1 di Orion, edito dalla Manga Senpai. Volume 1 di Capacitas, quante belle novità ha sfornato la Manga Senpai questo mese. Molto interessante lo stile di disegno qua, che in alcuni tratti sembra quasi lasciato a matita, non avevo mai visto niente di simile in un manga. Drifting Dragons volume 1, che c'è da dire, sono gente che vola per i cieli e si va a cacciare i draghi per mangiarseli. Carino, divertente, ma costa 7 dannatissimi euro, quindi se nel volume 2 non succede niente che attiri veramente la mia attenzione, penso che la dropperò. Scarrellata mensile di Marvel, Tony Stark Iron Man volume 12, schifo, Slot deve ritirarsi da questa testata, è terribile. È veramente terribile. Questo cristiano c'ha il fetish delle armature. In 48 pagine Tony ne ha cambiate 3. Cristo santo, ne basta una e fare belle storie. Immortale Hulk volume 16 e Daredevil volume 4. Meno male che ci sono queste due serie che sono veramente le più belle che sta buttando fuori la Marvel in questo periodo a tirarmi su dopo che ho letto Iron Man. Qui la trama si sta facendo veramente intricata e interessante, mentre su Daredevil, che dire, i disegni di Checchetto sono stupendi. E stavolta sì, ho detto Checchetto e non Cecchetto, non mi sono dimenticato la prima H per strada. Volumi 2 e 3 dei Guardiani della Galassia di Cates. Finalmente una visione bella, fresca, nuova sui Guardiani della Galassia, che non si rifà al 100% al film e che rimane comunque interessante. Come voleva si dimostrare, a Cates andrebbero affidate molte, molte più serie, tipo Iron Man magari. Spider-Man Miles Morales volume 2. Ancora caruccio, si difende bene. Un prodotto che non fa schifo, ma che neanche eccelle per ora. Vediamo come saranno i volumi successivi. Avengers volume 12 e Spider-Man volume 23. Purtroppo non letto nessuno dei due. E per finire volume 15 di Venom, I doni della strega della guerra, è una saga che mi sta piacendo tantissimo. Sento pareri discordanti, ma io la sto adorando. Passando al fumetto italiano, La scuola a pizza in faccia di Zero Calcare, che non ho ancora finito di leggerlo, ma non vedo l'ora di andare a un incontro che farà qua dalle mie parti per andare a farmelo autografare. Per quello che ho letto finora, comunque, tanto di cappello. Dylan Dog, volume 397, Morbo M. Mi hanno colpito la bellissima copertina disegnata da Gigi Cavenago e i disegni interni di Corrado Roy. Sto fremendo perché mancano veramente 3 volumi al 400 e alla scoperta di cosa succederà con questa meteora. Rimaniamo in attesa. E il video acquisti finisce qui. Poca roba? Sì. Non letta tutta? Assolutamente sì, ma dovete capire che questo è un periodo veramente tanto impegnato per me. Comunque, state tranquilli, il video acquisti del Lucca Comics ci sarà e ci sarà un casino di roba, già lo so, tornerò a casa povero. Quindi mi raccomando, il 2 e il 3 passate a trovarmi se siete a Lucca, nei paraggi. Vi ricordo come al solito che con il codice sconto codice curo tutto maiuscolo e tutto attaccato avete il 15% di sconto su starshop.it, link in descrizione, dove trovate anche la mia pagina Facebook del canale e il canale Telegram della Spalmati Crew. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi. Arrivederci a tutti e al prossimo video. E indovinate chi si è ammalato il giorno prima di partire per Lucca?